Raccolta alimentare in corso di svolgimento a Sciacca. Oggi per l'intera giornata sarà possibile donare dei beni alimentari che saranno destinati alle famiglie bisognose della città e distribuiti attraverso le varie associazioni di volontariato che si occupano del comparto. Un'occasione importante per donare e per fare solidarietà. I beni alimentari che vengono richiesti sono soprattutto quelli a lunga conservazione e il latte da destinare alle famiglie bisognose che hanno al loro interno dei bambini piccoli. È un'iniziativa intanto che nasce dal fatto che dalla fornitura che noi abbiamo avuto durante questi ultimi 2 mesi, purtroppo non abbiamo avuto la fornitura di latte ed è un prodotto assolutamente indispensabile per quanto riguarda l'alimentazione. A questo punto ci siamo decisi, considerando che la prossima fornitura era nel mese di maggio, di organizzare questa colletta cittadina, che come dicevi vede coinvolto 11 punti vendita della nostra città. Fanno riferimento a diverse strutture caritative che svolgono attività di sostegno alimentare alle famiglie povere della nostra città. E tra queste ci sono la parrocchia dei Cappuccini di San Michele, la mensa cittadina del Sacro Cuore che ha sede in via Santa Caterina, poi la chiesa evangelica pentecostale, la parrocchia di Loreto con l'Emporio Solidale. E a queste organizzazioni che già svolgono questo servizio si aggiunge anche questa volta il Lions Club Sciacca Terme di Sciacca. Speriamo nella generosità e confidiamo nella generosità delle persone per dare un sostegno alle famiglie povere della nostra città. I beni alimentari raccolti oggi quindi resteranno a Sciacca e quando saranno distribuiti? Saranno distribuiti intanto a partire dal 29 di marzo, quindi praticamente la settimana prossima. Rimarranno esclusivamente a Sciacca e non faranno nessun altro giro. Quindi quello che si raccoglie andrà immediatamente alla distribuzione. I dati in vostro impossesso parlano di tante famiglie bisognose nel nostro territorio. Nel nostro territorio abbiamo una contezza di 800 famiglie per un numero complessivo di persone intorno a 2000 e non è poco, considerando che su questa deriva di povertà il crinale su cui precipitano le persone è molto più aumentato. Parliamo di persone che hanno problemi con il lavoro, soprattutto. Non solo di persone che hanno problemi con il lavoro, perché questi già sono comunque stati oggetto della nostra attenzione, ma anche di persone che col reddito che percepiscono non arrivano alla terza settimana.